Ciao, sono William Bisacchi e oggi vi parlerò di finestre in alluminio. Andremo ad analizzare questo materiale. Vediamo a grandi linee i pro e i contro. Allora, primo vantaggio, primo pro della finestra in alluminio. È un materiale che è molto resistente all'attacco dell'ossidazione, quindi molto durevole nel tempo, sia come meccanica che come stabilità. A proposito di stabilità, quindi resistenza meccanica, essendo un materiale robusto, mi permette di fare dimensioni molto molto grandi. Quindi finestre, porte finestre, anta intera, grandissima, nelle case come vi piace fare adesso, mi dite non voglio vedere il montante, non voglio vedere il traverso. Beh, l'alluminio è un ottimo materiale, si presta molto a questo tipo di soluzioni. Discorso verniciatura, la verniciatura ha una gamma colori veramente elevata, c'è praticamente il limite all'immaginazione. E oltre alla verniciatura c'è anche l'ossidazione e c'è anche l'effetto legno, e possiamo fare dentro un colore e fuori un altro colore, quindi possibilità illimitate. Discorsi contro, obiezioni che vengono fatte: l'alluminio fa condensa, l'alluminio non è termico, non tiene caldo e freddo. Era vero una volta, quando la finestra in alluminio era un blocco di alluminio intero, l'alluminio essendo conduttore, quello che trova, se trova il freddo porta il freddo, se trova il caldo porta il caldo. Ma oggi con la tecnologia taglio termico viene interposto un materiale molto isolante che separa l'alluminio dentro da quello fuori. I due materiali non si toccano più. È un po' quello che è successo nel passaggio dal vetro singolo al vetro doppio. Quindi questo materiale qui tiene dentro il caldo, fuori il freddo, o viceversa se è in estate. Ve lo faccio vedere in sezione. Questo è un alluminio con un taglio termico molto importante, lo vedete qui al centro. Questo è l'alluminio dentro dove viene messa la ferramenta. E questo è quello fuori, quello che protegge la finestra. I due materiali non si toccano, finestre eterne, resistenti ed isolanti per sempre. A livello di isolamento siamo praticamente al livello di una finestra in PVC, e massimo un 5% in meno, poi dipende dalla sezione che analizzo. Se prendo una finestra in PVC base e una finestra in alluminio plus, diciamo così, isola più dall'alluminio. Però a parità di prodotti sono molto molto simili. Discorso che è freddo al tatto, quindi cosa succede? È vero che l'alluminio è freddo al tatto, come può essere freddo un vetro o come possono essere freddi tutti i metalli, ma non è il freddo che entra dentro, sono i miei 36 gradi che ho come temperatura basale quando sto bene, che si vanno a trasferire nei magari 18 gradi, potrebbe essere una finestra in inverno. Quindi i miei 36 che vanno nei 18, io la avverto come essere umano, come sensazione di freddo. In realtà non è nessun freddo che entra dentro, ma il mio caldo che va nella finestra, o nel vetro, o in quello che sto toccando. Se tocco un pezzo di un coltello che ho in casa, non è che è freddo, il coltello fa il freddo, è il mio caldo che va verso di lui. E quindi abbiamo detto le principali obiezioni. Una cosa importante da considerare è il discorso costo. Una finestra in alluminio costerà sempre di più di una finestra in PVC. E di primo acchito uno potrebbe pensare che è una finestra più costosa. Ma se io vado ad analizzare questo costo e lo vado a dividere per gli anni di durata nel tempo, che sono molto più elevati di una finestra in alluminio, scoprirò che il prezzo medio del prodotto, diciamo del prezzo medio di vita annua del prodotto, è a volte anche inferiore a una finestra in PVC. Quindi attenzione quando si fanno i conti, perché bisogna farli nella giusta prospettiva. E per analizzare cosa è meglio per casa tua, in funzione delle dimensioni, in funzione dei costi, in funzione dei colori e in funzione delle dimensioni soprattutto, affidati a un esperto come William Bisacchi, puoi compilare il form che trovi qui sotto e ti richiamerò entro 24 ore. A presto e al prossimo video. Ciao!